Salve a tutti e bentornati allo spazio bar di Cucina con noi. Oggi parliamo del Gibson, un cocktail classicissimo che fa parte dei cocktail internazionali, un cocktail che alcuni sostengono derivi dal più noto Martini cocktail e altri invece sostengono che nasce agli inizi del Novecento a San Francisco. È un cocktail aperitivo, è un cocktail che viene preparato con 6 centilitri di gin, 1 centilitro di Martini Dry e una cipollina in agrodolce che serve come guarnizione. Andiamo alla sua preparazione. Prendiamo una coppetta, come al solito ci mettiamo del ghiaccio in modo da raffreddarla. E andiamo a mettere il ghiaccio nel mixing glass. Quindi lo raffreddiamo. E andiamo a scolare l'acqua. Procediamo versando i prodotti, 6 centilitri di gin, e 1 centilitro di vermouth dry. Andiamo a miscelare. Quindi togliamo il ghiaccio dalla coppetta e andiamo a versare il cocktail. Andiamo a guarnire con questo spiedino fatto di cipollina in agrodolce. Ecco qui il nostro cocktail, è un cocktail aperitivo, un aperitivo però molto alcolico, quindi più adatto all'aperitivo serale appunto per la presenza molto importante del gin. E per lo spazio bar è tutto e arrivederci alla prossima ricetta.